appena sceso ho toccato con le mani e era il bambino. Con questo dito l'ho pulito alla bocca. Prima ho fatto con le mani, con queste due dita, l'ho pulito un po' gli occhi così per farglielo un po' aprire. Ecco, e però lui è rimasto così, non, ecco, e rantolava. Non mi sento eroe, mi sento una persona che ha fatto di tutto per aiutare un bambino. Arrivi ade che caschi e poi pure morì. Io sentivo si scemi, stupidi, perché di stupidi si tratta. In quel momento dico, ma lì sotto tutto questo buio, i bambini anche hanno paura del buio. Io facevo in quell'epoca l'autista Facchino presso una tipografia. E la mattina prendo il giornale e leggo un trafiletto sopra, un piccolo riquadro. Bambino di 6 anni è caduto in un pozzo artesiano e stanno facendo di tutto i vigili del fuoco per cercare di salvarlo. Il mio unico pensiero era quello di andare in soccorso di questo bambino. Dopo aver fatto una lotta, una guerra si può dire, una cosa impossibile per poter arrivare lì al punto, mi sono presentato e dico, senta, io vengo da Roma, se è possibile vorrei rendermi utile. Allora c'era la madre, Pastorelli, ma lei soffre, guardi, non soffro di nulla, ma lei non ho avuto mai nulla. No, voglio dire, senta, non mi dica nulla, ora mi lasci solo scendere. Ho dovuto piano piano cercare di lavorare con le mani, che poi non potevo lavorare in ampiezza, oppure no, solamente in verticale, così, perché le mani qui, il pozzo è qui, perciò potevo solamente fare questo sistema e guardare con gli occhi. Appena sceso ho toccato con le mani e era il bambino. Con questo dito l'ho pulito alla bocca. Prima ho fatto con le mani, con queste due dita, l'ho pulito un po' gli occhi così per farglielo un po' aprire. Ecco, e però lui è rimasto così, non, ecco, e rantolava. Mentre rantolava, quando io mi fermavo di parlare, che prometteva lui delle cose bellissime, quando usciamo da qui ti compro una bicicletta, perché i miei bambini ce l'hanno, però ne compriamo una anche per te, così giocate insieme. Intanto parlavo e lavoravo per liberare la mano, e una volta liberate le mani per poter infilare l'imbracatura. Ho messo questa imbracatura partendo da delle spalle, girando sotto le ascelle e riportandola qua dietro. Praticamente qui rimaneva tutto chiuso. Ho intimato il tirami su, tira, e loro hanno tirato, però hanno dato uno strattone e come io avevo la cinghia in mano, si è sganciato il moschettone, proprio col dito, il moschettone si è sganciato, allora ho provato a prenderlo da sotto le ascelle e anche lì tirando su, perché davano degli strattoni impossibili. Quando ho provato dai polsi hanno ritirato ancora e l'ho spezzato il polso sinistro. Infatti ho sentito trac, lui manco si è lamentato. E a quel punto lì mi sono quasi sentito in colpa e ho pensato, ma guarda un po' quanto ha sofferto con questa cosa. Ecco, sono arrivato io anche per rompere il polso. Poi l'ultimo tentativo che ho fatto l'ho preso per il suo indumento che aveva, sentivo che cedeva. A quel punto ho mandato così un bacetto e sono venuto su. Ho provato più che altro rabbia, perché era talmente facile salvarlo, facile, facilissimo. Siccome però gli ingegneri leggono sui libri, ma dal lato pratico, se io do una zappa a un ingegnere, si rompe un piede, se lo taglia,
Se io avessi visto prima di scendere la posizione del bambino, a quel punto lì andrei anche con un cucchiaio, una palettina da giardino per andare più sicuri, ma anche un cucchiaio, perché lì la terra non era dura, non era roccia e non era manco cemento, era terra. E con un cucchiaio scavo la terra qui dalle ginocchia, va bene? Faccio posto, perché l'importante era cercare di avere spazio per spiegare le ginocchia, per aprirle e tirarlo su. C'era per un periodo, per un 3-4 anni, che sognavo sempre, sai, la tipica morte, no? Col fazzoletto in testa, con quella falce a mezzaluna, e la vedevo lì davanti e mi sfidava. E allora gliel'ho detto, sì, tu vorrai Alfredino, ma se lo vuoi dovrai passare su di me, perché io da qui non mi levo, qui devi passare. Eroe non lo sono mai stato, eroe non... Mi sento una persona che ha fatto di tutto per aiutare un bambino, un'altra persona. Il rammarico è quello di non essere, di non avere Alfredino qua con noi, tutto qui. Che ora è diventato Alfredo. Ok, stop.